In Consiglio Comunale andrà questo piano per l'energia sostenibile del Comune di Mantova, il cosiddetto piano d'azione del PAES, che una volta approvato dal Consiglio andrà all'approvazione di Bruxelles e una volta approvato da Bruxelles il Comune insieme a tutti i portatori di interesse che ci hanno aiutato a costruire questo piano d'azione lo dovranno realizzare. Le schede previste nel piano sono 69 per una riduzione del 23% di CO2 sino al 2020 e avendo già comunque il nuovo obiettivo della Commissione Europea che ci fa già vedere il 40% al 2040, quindi ancora dobbiamo raggiungere il 20% e abbiamo già l'obiettivo del 40%.